Chiesa Cattolica, che volle mettere la sua intelligenza, la sua passione al servizio degli altri uomini, pur rimanendo sempre e soprattutto il parroco di una comunità contadina a Pozzolo, tra Mantova e Cremona. In questa canonica di campagna, a Pozzolo, Don Primo ha abitato per 27 anni, dal 1932 al 1959. Nei precedenti era stato parroco a Cicognara, che a suoi tempi era un altro borgo di campagna, vicino all'argine del Po. Come passava le sue giornate, Don Primo? Lo troviamo in un suo diario, che adesso vi leggo. Poche giornate, credo, hanno un'andatura più monotona di quella che può vivere un povero parroco di campagna. Si fatta di niente ogni giornata, con le rironi, le catifanne, uno spicchio di uccelli incrociati tra e qualche fiume. Tanto basta per il nido, con l'amore un attimo di dolcezza, neppure misurabile. Il primo colpo di vento, polvare, o volci. E volerlo contare, questo niente, volerlo riandare, non è forse prenderlo del tutto nella vanità della gente che pretende di avere qualche cosa da contare agli altri? Eppure questo parroco di campagna, attraverso il quotidiano rapporto con la gente, con la povera gente di campagna, con i suoi piccoli e grandi problemi di questa gente, ma soprattutto attraverso il quotidiano rapporto con Dio, ha saputo dare una risonanza universale alla sua parola e ai suoi scritti. Ha anticipato tutti quei tempi che oggi sono patrimonio comune all'interno della Chiesa Cattolica, ma che allora apparivano al limite dell'ortodossia, temi quasi proibiti o da trattare comunque con una certa cautela. Don Primo li ha esposti apertamente, con coraggio. Liberi figli di Dio era la definizione che amava dare dei cattolici, alla quale si è mantenuto fedele per tutta la vita. Temi scottanti come il pluralismo in politica, o il primato della coscienza, o le riforme della Chiesa, oppure il dialogo con i fratelli lontani, così lui amava definire comunisti e protestanti, fino all'impegno totale della giustizia e per la pace, e all'imperativo assoluto tu non ucciderai. Don Primo in questo senso è da considerare un anticipatore ed un profeta. Per questo le sue parole erano valide ieri, come sono valide oggi, per noi, uomini. Seminario a 12 anni a Cremona ed ha avuto la fortuna di avere come maestro Geremia Bononelli, un vescovo eccezionale per quei tempi. Da lui apprende il coraggio di uscire dalle mura della cittadella cattolica, ma anche la virtù del dialogo con le altre confessioni cristiane e con la cultura laica. Don Primo è appena ordinato sacerdote che scoppia la guerra mondiale, la grande guerra, così subito è chiamata. Come tanti giovani si offre volontario, diventa cappellano militare. È da qui che inizia il nostro breve itinerario attraverso la sua vita. Parleremo sul filo dei suoi scritti autobiografici e delle sue riflessioni, un itinerario che porta dall'integralismo democratico al rifiuto di tutte le guerre, per la via di un continuo e sofferto esame di coscienza. Don Primo è ufficiale da 5 anni.
specialmente mi ha detto Maria, uno sul fronte italiano, uno su quello francese, infine nella zona di occupazione, alleata in alta Francia, tra Germania e Polonia. Il giorno che viene destinato al suo primo ospedale militare è colpito dalla notizia della morte sul fronte del fratello maggiore. Il sacerdote di 25 anni che va volontario in guerra lo fa principalmente per due motivi che emergono dal suo diario: per essere vicino al popolo, ad un popolo di contadini mandato a combattere senza sapere bene il motivo, e perché lui è convinto delle ragioni dell'interventismo democratico. Questa guerra è il proseguimento del risorgimento, è una guerra di liberazione dei popoli oppressi. Sarà l'ultima guerra che metterà fine ad ogni guerra. In questo senso la scelta di Primo Mazzolari è quella di una minoranza di militanti. La maggioranza dei cattolici invece, provvedendo alla chiamata alle armi, vedrà con diffidenza, senza entusiasmo, il conflitto che coinvolge l'intera Europa e sarà condannato da Papa Benedetto XV come un'inutile strage. Una cosa sono le teorizzazioni, un'altra la realtà, il vero volto della guerra, che il giovane iniziato cappellano militare comincerà a sporgere nell'umanità sofferente e straziata dagli inutili attacchi all'arma bianca, dai lunghi e spossanti turni della trincea. È il primo luglio che si affaccia. Sotto le tende sporche di calce, tra le due inviate di disattanti, sotto il tiro dei cannoni delle mitragliatrici nemiche, giacevano malati, urlavano, li strepitavano, li vomitavano, li si dissolvevano, li morivano. Fu in mezzo a loro, in un ospedaletto accanto, dove accettai i servizi di uomini senza lamentarmi, li prediligevo, perché ogni servizio grande ha il cospetto di Dio e della patria. Poi la trincea, questa bomba di attacchi feroci e di sosti opprimenti che lascia il tempo, la coscienza di interrogarsi a pochi metri dal nemico, e dal silenzio si sente battere vicino come un capricuore. Sono dinanzi alla mente i volti dei nostri compagni morti, se ne odono ancora le voci, gemiti imploranti, non per la verità o per l'errore, per la giustizia dei popoli o per la follia del potere. Il te, il dubbio ed il pensiero dell'inutilità di ogni sacrificio. Il domani sarebbe ancora come ieri, come oggi. Nessuno. L'identificazione tra guerra giusta e patria si è già incrinata nel giovane cappellano che ha sperimentato l'egoismo e gli imperialismi delle classi dirigenti dei paesi in guerra, e chi accoglie la pace come l'aurora del rinnovamento della società. Uomini, pace. Pace, fratelli, perché tutti siano liberi da qualunque oppressione. Spezzate tutte le catene.